Benvenuti alla Nuova Salute. Oggi nella nostra trasmissione parliamo di obesità in età pediatrica e lo facciamo in compagnia del dottor Sergio Manieri, direttore dell'unità operativa di pediatria dell'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza. Bentornato Sergio. Grazie, bentrovati ancora. Allora, sappiamo che ormai viviamo un'epoca in cui i cellulari la fanno da padrone, no? Vediamo sempre questi nostri figli, io ho una bimba di 10 anni sempre lì seduta con questo cellulare e vediamo sempre più bambini che aumentano di peso. Possiamo dire che l'obesità è diventata ormai una patologia importante del benessere della società occidentale. Cosa possiamo dire ai nostri telespettatori non solo per inquadrarla come patologia ma anche per dare consigli e capire come affrontarla? Sì, in effetti l'obesità è ormai la malattia dei nostri tempi. Tant'è vero che si parla di globesità. Globesità, bellissima questa. E in effetti è un problema però che a volte è misconosciuto. Misconosciuto perché soprattutto nelle nostre regioni, mi riferisco per esempio alla Basilicata, il concetto dell'opulenza del bambino non è visto come una cosa negativa. E quindi le persone, i genitori, i familiari non prendono in considerazione questo aspetto, che invece è un aspetto serio, ma soprattutto per il futuro, perché tutti i bambini saranno poi degli adulti. Esatto. E quindi le complicanze legate alla obesità pongono le loro basi proprio in età pediatrica. I numeri sono impressionanti. In Italia noi abbiamo una fascia di obesità, di sovrappeso, di problematiche di peso, diciamo, che riguarda un bambino su tre. Oltre il 30%. Si calcola che 3 milioni di bambini hanno problemi di sovrappeso. Adesso parlare di obesità e di sovrappeso bisogna dare anche inquadrarla la cosa. Noi parliamo di sovrappeso se il peso ideale di un bambino supera il 20%. Quindi facciamo un esempio a chi ci segue. Mia figlia che ha 10 anni, oggi pesa quasi 40 kg, quindi credo che sia in sovrappeso. Sì. Esatto. Sì. E tutti i bambini sono così e noi non ce ne rendiamo conto. Normalmente si calcola con l'indice di massa corporea e ci sono dei percentili nei bambini, non è come l'adulto che uno ha 40 e allora è obeso, nei bambini si calcola i percentili e se il percentile supera l'85% si è in sovrappeso. Se supera il 95% si è obesi. E quindi voi capite che un milione di bambini obesi è un bel problema. In Basilicata sono numeri allarmanti. Le regioni meridionali sono quelle in cui l'obesità infantile è più spiccata. Come mai? Perché abbiamo dimenticato quello che è la dieta mediterranea dei nostri nonni. La dieta mediterranea, se voi considerate che è patrimonio culturale dell'UNESCO, dal 2010, e noi non la pratichiamo, cioè non la facciamo praticare ai nostri figli. Ma quello che scatena questo aspetto di obesità, che lo accentua, è che rispetto a 30-40 anni fa, tutto sommato, l'introito calorico non è tanto più aumentato, un po' aumentato. Quello che si è ridotto è l'attività fisica. Drammaticamente. I bambini non fanno più attività fisica, i giochi di cortile non esistono, i bambini passano il loro tempo tra tablet, computer, smartphone e così via. Seduti. Normalmente è indicato che un bambino che conduce una vita sana dovrebbe stare, diciamo, attaccato alla televisione, a questi strumenti, 2 ore al giorno. Invece no, i nostri bambini stanno 3-4 ore al giorno attaccati a questo strumento. E quindi questo spiega perché l'obesità è così importante. In Basilicata, guardi, i bambini, il 40% dei bambini hanno problemi di sovrappeso. Il 40% della nostra popolazione significa che circa 40.000 bambini hanno questo problema. Quasi una città come Potenza. Sì. Senti Sergio, un bambino adulto, un bambino obeso, che adulto sarà? Intanto un bambino obeso ha la percentuale del 70-80% di rimanere un adulto obeso. Quindi è molto importante. Il problema è che bisogna capire che l'obesità si instaura da piccolo. Ci sono addirittura degli studi che dicono addirittura nella vita intrauterina o comunque nelle primissime fasi, già dal tipo di alimentazione del latte che un bambino prende, si chiama programmi nutrizionali. Sono degli studi che sono stati fatti a livello europeo che ci dice che adulto tu sarai, cioè che problematiche avrai tu da adulto. Proprio perché hai posto le basi. Le cellule adipose
si sviluppano nelle primissime fasi, in numerosità, cioè il numero delle cellule adipose, si sviluppano nei primi anni di vita. Ci accompagneranno per tutta la vita. E poi ti accompagnano per tutta la vita. Cioè successivamente aumentano di volume, però il numero non aumenta. No. Quindi le basi, la numerosità delle cellule adipose, mettono nell'età pediatrica. Quindi uno più cellule adipose ha, più ha la tendenza ad ingrassare, ovvio. Meno cellule adipose ha, meno hai la tendenza ad ingrassare. È possibile intervenire dopo, casomai troviamo qualche altro minuto per parlarne, è possibile intervenire anche farmacologicamente sui bambini? O bisogna seguire la classica dieta? No, allora, nei bambini bisogna fare più tipi di interventi. Diciamo, gli interventi che sono più riusciti, quelli che danno maggiori risultati, sono quelli che contemplano l'educazione alimentare, la dieta, la modifica degli stili di vita e l'attività sportiva. Se ci sono tutte queste quattro componenti che vengono assemblate assieme, riusciamo a contenere o far dimagrire un bambino. E lo stile di vita è fondamentale, perché se un bambino vive in una famiglia dove i genitori, anche loro, sono obesi o in sovrappeso e che quindi hanno delle abitudini alimentari, non si rendono conto che c'è un problema. Li trasmettono? Sì, questo non è obbligatorio, perché ci sono anche dei bambini obesi i cui genitori non lo sono affatto. Però il tipo di vita, il tipo di alimentazione che si conduce dentro il proprio nucleo familiare è importante. Ma è altrettanto importante il tipo di alimentazione, il tipo di vita che si conduce a scuola, sia per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, ma anche successivamente, perché c'è il tempo pieno, fruiscono delle mense e così via. Quindi anche là bisogna agire come educazione alimentare. Quindi il ruolo del pediatra è importante per educare i propri assistiti all'interno del loro nucleo familiare, perché prendere in carico un bambino adulto significa prendere in carico una famiglia per riuscire ad ottenere. Per cui, sulla scorta di quello che ho detto, l'approccio farmacologico è veramente limitato in età pediatrica. Solo alle obesità di grandi, che non riescono, di grandi proporzioni, che non riescono a venirne a capo con altri tipi di approcci, e non abbiamo tanti farmaci che possiamo utilizzare. Attualmente in Italia l'unico farmaco è l'Orlisat, che viene utilizzato anche, che è stato autorizzato anche in età pediatrica, ma che comporta una perdita del peso del 3%. Voi capite? Irrisoria, e poi bisogna mantenerlo. Quindi bisogna invece agire sui comportamenti, sugli stili di vita, per cercare di far rientrare questo tipo di condizioni. Ecco Sergio, in conclusione, ma una sintesi, io vorrei far capire a chi ci segue da casa che un bambino in sovrappeso o obeso non è soltanto un bambino esteticamente poco bello da vedere, ma anche un potenziale adulto con delle patologie. In sintesi, quali sono le patologie a cui esponiamo i nostri figli se li accompagniamo verso l'obesità? Allora, le patologie che sono collegate all'obesità, il diabete tipo 2, le malattie cardiovascolari, che lo sappiamo, le malattie anche ortopediche dovute al sovrappeso e così via. Però non è solo dell'età adulta. La malattia metabolica, che è una malattia che si associa a iperlipemia, ipertensione, eccetera, è una condizione che oramai si vede anche in età pediatrica. Quindi si innescano già quando sono piccoli. Cioè noi possiamo avere questo tipo di problemi già in età pediatrica, mentre prima era solo una proiezione di quello che un adulto poteva avere continuando ad essere obeso. Adesso invece proprio queste patologie, il diabete nei bambini e il diabete di tipo 1, e invece adesso il diabete di tipo 2 si instaura nei bambini e negli adolescenti, che è collegato al sovrappeso. Quindi anche in età pediatrica noi abbiamo bambini che hanno l'ipertensione arteriosa, collegato al sovrappeso. Quindi dobbiamo in conclusione dire che essere un po' più rigidi verso i nostri figli non significa assolutamente non dargli quello che non abbiamo avuto noi quando eravamo piccoli. L'alimentazione è sicuramente un tesoro da custodire e da trasmettere con le fondamenta che poi ci permette di non avere problemi come l'obesità. Sì, bisognerebbe cercare di evitare gli stimoli appetitogeni, cioè il fatto di consumare cibo al di fuori del senso dell'appetito, quello è fondamentale. I pasti devono essere regolamentati, 4 pasti al giorno, colazione, merendina a metà giornata, pranzo, cena e la merendina al pomeriggio, quindi diciamo 5 pasti. Devono essere distribuite come calorie,
10% tra la colazione e lo spuntino in età mattina, il 40% delle calorie a pranzo, 10% alla merendina e 30% a cena. Questo deve consumare un bambino, quindi tutto ciò che riguarda stuzzichini, merendine, soft drink dovrebbero essere aboliti. E soprattutto, in conclusione, ricordate, sport, attività fisica, attività fisica. Fate tornare i vostri figli a giocare nelle piazze dei paesi, nelle piazze delle città, perché oltre a farci compagnia con il loro frastuono, con la loro giocosità, ma è un'attività che fa bene alla loro salute. Io vi saluto, ringrazio il dottor Manieri, vi do appuntamento alla prossima puntata e come sempre buona salute a tutti.